Amici di Motore, attenzione Santa Gradi, siamo in casa Sautini perché il 2017 Audi Sautini lancerà il guanto di sfida con due piloti, uno nel campionato italiano, uno nel campionato europeo. Ma non vi voglio svelare nulla perché come un bel fiore è tutto da scoprire e do subito la parola a Luana. Sottini, la padrona di casa, ovviamente ha accolto in grande stile questa presentazione che ci ha lasciato davvero stupiti e senza parole. Una livrea meravigliosa, dei colori che non possono passare inosservati. Quest'Audi è strepitosa, che dire? È strepitosa, che dire? Per noi è un rientro nel mondo della pista, è una prima volta con Audi, abbiamo tanta voglia di vedere la RS3 LMS alla prova dei fatti, per ora ci piace averla configurata in modo così piacevole e per noi divertente col nostro fiore disegnato da Pier Giuseppe Moroni, che è un po' la nostra firma di fabbrica. Beatrice poi è trasversale, lei passa dalle auto d'epoca a questi bolidi così schioccando le dita, è una passione a 360 gradi come il nostro programma. Sono nata in mezzo alle automobili, quindi per me non è mai la mia vita ha sempre avuto a che fare con automobili fin da piccola, quindi come per la musica credo non ci sia una musica preferita ma ci siano degli stati d'animo da esprimere, alla stessa maniera credo che il mondo dell'automobile possa essere rally, possa essere regolarità, possa essere storica, possa essere queste meravigliose e roboantissime vetture. La pista ha una grande attrattiva, a me la pista qualche volta piace molto, sempre se oltre al tecnicismo, oltre alla, così all'attenzione, all'espressione massima delle proprie capacità, c'è un po' di così un po' di allegra come dire un po' di allegra emozione, un po' di allegra vivacità, un po' di voglia di comunque comunicare e stare insieme. E un po' di brivido perché no, non fa mai male. Grazie mille alla padrona di casa Beatrice, la lasciamo ai suoi ospiti. E allora mentre dietro di noi continuano a scattare fotografie a questa meraviglia, ovviamente non poteva mancare il saluto del nostro direttore Angelo Centro, ovviamente presente qui da Sautini per questa presentazione che veramente è stata magnifica. Sì, veramente una presentazione veramente interessante. Gli auguriamo i migliori in bocca al lupo, i migliori successi. Naturalmente la macchina è veramente bella, anche il colore è molto accattivante e speriamo che queste specialità come il Gran Turismo e il turismo vengano sempre anche comunicate in maniera molto più, come dire, efficace, almeno hanno più pubblico, hanno più appassionati e noi di ACI abbiamo più, come dire, interessati a intraprendere questa professione del pilota, che non è solo pilota di Formula 1 ma pilota di varie specialità come quella del turismo e del Gran Turismo. Prima dicevi che sei un particolare appassionato della pista di Monza, vedremo questa vettura protagonista proprio anche in questo circuito. Ma Monza da quest'anno poi diventa anche il gran premio, come dice il nostro presidente nazionale, di tutti gli automobile club d'Italia, perché ACI Italia ha salvato il gran premio di Monza e quindi siamo particolarmente coinvolti. Poi siamo in Lombardia, quindi Monza è in Lombardia, e poi naturalmente qui a Brescia tutti gli storici dicono che il primo gran premio effettivo di Monza, ma il primo gran premio è stato svolto qui a Brescia presso la Fascia d'Oro e quindi siamo ancora più interessati. Grazie Angelo Centro. Ciao.
Max Mugelli, il tuo curriculum parla per te. Attilio non ha avuto modo di elencarlo tutto durante la conferenza stampa di presentazione della vettura, però diciamo che di palcoscenici ne hai calcati parecchi. Sì, 22 anni di esperienza, quindi di campionati, con anche alcune vittorie importanti, quindi sicuramente è un curriculum abbastanza lungo. Però la passione è la solita di 22 anni fa e certamente adesso c'è l'esperienza, quindi cercherò con il team e sfruttando quindi il lavoro e la passione di Pit Lane, che è un team veramente con una professionalità molto elevata, e la bontà di questa vettura, di fare un ottimo campionato quest'anno. Esatto, quindi la partnership con Pit Lane, com'è nata? Da dove è arrivato questo spunto? Abbiamo fatto alcuni anni insieme, loro erano diciamo i tecnici di un team in Superstar, e da lì siamo rimasti in ottimi rapporti con Roberto. Poi quest'inverno le nostre strade si sono rincontrate, è nata questa idea, e devo dire che comunque è un'idea che mi piace e mi ha dato stimoli diversi. Scendo da vetture diverse come le Gran Turismo, torno a guidare una vettura a trazione anteriore dopo tanti anni, la prima volta che guido un Audi, però appunto sono tutte novità che ti danno dei nuovi stimoli per mettere tanto sacrificio e cercare di ottenere i risultati poi che tutti si aspettano da questa vettura e dal lavoro del team. Dicevi che proprio sarà la prima volta che con l'Audi effettivamente la vettura, non vedi l'ora di poterla effettivamente provare? Lo dicevo prima degli amici, però è sempre stata una mia competitor a quattro ruote motrici, io invidiavo le quattro ruote motrici, la prima volta ci salgo su e due ruote motrici, vabbè, però comunque è un Audi, Audi non si discute come brand, come tecnologia, sono convinto quindi con la base della macchina, quindi le qualità della macchina e l'ottimo lavoro che farà il team, poi chiaramente ci devo mettere anche del mio, quello penso che se tutto funziona e anch'io funzionerò, potremo ottenere degli ottimi risultati, ci troveremo sicuramente le soddisfazioni. Hai un obiettivo preciso? O restiamo ancora sul vago? Ascolta, uno sportivo parte per vincere, perché se parti per arrivare al secondo parti già da perdente, quindi chiaramente l'obiettivo è vincere. Poi la macchina è nuova, ci sono comunque delle incognite, dipende dal balance performance della federazione, poi sai, nello sport niente è certo, niente è scritto e scontato, però comunque il nostro obiettivo è partire per lottare per il campionato e poi chiaramente cercheremo di metterli dei punti importanti e poi da metà campionato poi penseremo a fare i conti, esatto, brava. Grazie. Enrico Bettera, il secondo pilota, ma non c'è primo e secondo, semplicemente perché ve li abbiamo presentati in quest'ordine questa sera. Abbiamo già intervistato Max e adesso ci dedichiamo a te, Enrico. Questo connubio con Pit Lane Competizioni, com'è nato e come è iniziato, visto che sei già reduce da una gara andata molto bene? Allora, il connubio è nato 2 anni fa, praticamente con le Seat Cup. E praticamente lo conoscevo già da tempo, la loro fama è indiscussa perché hanno vinto anche tra l'altro il mondiale TCR con Stefano Comini e sistemavano loro la macchina. Ci siamo conosciuti, abbiamo provato i primi approcci con questa Seat, siamo andati molto forte, a Monza abbiamo vinto davanti a un pilota professionista che è Aku Pellinen, e quest'anno ci siamo dati al brand Audi. Ci siamo andati a questo, abbiamo fatto lo shakedown praticamente a Silverstone 2 settimane fa, porto ancora i segni, sono ancora ammalato, 2 settimane fa praticamente abbiamo esordito, abbiamo fatto uno shakedown con un secondo assoluto, risultato di tutto rispetto, soprattutto che siamo andati in terra di specialisti e siamo arrivati senza grosse pretese, siamo andati molto bene, sono contento. Prossimo appuntamento per te quindi sarà nel campionato europeo? Campionato europeo fine maggio a Spa. E allora bocca al lupo. Grazie. E allora le vedremo scritte sulle pagine di una delle riviste più amate, diciamo, dagli italiani, posso dirlo, Stefano, senza che nessuno me ne voglia? Beh, io questa sera ho cercato anche un po' di legami col mondo dei rally, perché ovviamente io, essendo direttore di una rivista di rally, e mi è piaciuto scoprire ad esempio che Daniele Pelliccioni, che è il direttore sportivo, è un uomo che viene dai rally, che ha accumulato una grandissima esperienza nelle corse su strada e che tra l'altro proprio ieri era impegnato in un rally di campionato IRC, quindi c'è sempre questa contaminazione positiva tra corse su strada
e automobili in pista, insomma. Come ti è sembrata la vettura? Così a caldo, perché l'abbiamo appena svelata, c'è appena stato questo unveiling. Beh, la vettura è molto bella, anche perché non costa molto e ha un prezzo imposto dalla federazione molto vantaggioso e che consente di vivere un campionato vivace dove si confrontano Seat, Audi, Honda, e quindi credo che sarà una bella battaglia da seguire fino in fondo. Alle livree belle sei abituato, perché le macchine da rally solitamente, diciamo, si sbizzarriscono parecchio, no? Per quanto riguarda la grafica delle vetture che effettuano il campionato. In questo caso, visto che sei un esperto di livree, che cosa mi dici? Devo dire che la signora Beatrice Sautini è stata grandissima nel trovare questo connubio con un designer che disegna fiori, e in un mondo che sembra un po' affetto da machismo e da sentimenti rudi, sono molto contento che ci sia un'automobile con dei fiori, a maggior ragione con un pizzico di brescianità. Io non sono bresciano, ma ormai sono adottato. Acquisito. E quindi sono molto contento che ci sia questa scelta floreale e questa scelta colorata. Grazie mille Stefano. Il direttore sportivo di Pit Lane Competizioni è qui con noi questa sera per presentarci la stagione che ha per protagoniste queste due vetture. Meravigliose, l'abbiamo già detto, la descrizione è, diciamo, più che accattivante. I piloti li abbiamo conosciuti, ma adesso vogliamo sapere gli obiettivi del team. Beh, gli obiettivi del team sono cercare di ben figurare in tutti i campionati che andremo a affrontare con le Audi. Come abbiamo detto prima, ci impegneremo su diversi fronti. Abbiamo una vettura che sarà impegnata nelle gare endurance e quindi disputeremo un campionato in giro per l'Europa, nella realtà anche con una tappa italiana a Misano all'inizio luglio, e l'obiettivo è cercare di portare a casa un buon risultato nel campionato. Siamo partiti bene. Abbiamo conquistato una seconda posizione assoluta a Silverstone, quindi cercheremo di continuare in questo modo. Siamo impegnati fra una decina di giorni in Francia per la seconda gara, e sarà una 12 ore, quindi una gara un po' più sprint, diciamo, fra virgolette. Per quanto riguarda invece la macchina nella versione TCR, questa che abbiamo alle nostre spalle, Enrico Bettera sarà impegnato nel TC Open. Anche lui ha dimostrato di essere un pilota che può ambire sicuramente al podio e in qualche occasione anche alla vittoria. È vero che il panorama europeo è un po' più, diciamo così, combattuto rispetto a quello italiano, ma io credo che con le capacità di Enrico e della squadra si possa far bene. Stesso discorso vale per il campionato italiano, dove saremo impegnati con Max Mugelli. Beh, Max è un pilota che non devo sicuramente presentare io, è un pilota di altissimo profilo. Adesso non avevamo tempo di raccontare tutto il suo curriculum di 20 anni, però ci fidiamo. Assolutamente un buonissimo pilota. Adesso venerdì cominciamo i primi test e sono convinto che, anche se da parecchio tempo non guida più vetture anteriori, in poco tempo sicuramente riprenderà la mano e lo troveremo sicuramente nelle posizioni di vertice del campionato. Anche tu sei abbastanza trasversale, se non erro arrivi dal mondo del rally, quindi anche per te, insomma, cambiare genere, non so se si può dire così, però com'è? Una sfida, è impegnativo, richiede delle doti particolari? Beh, diciamo che fare il lavoro del direttore sportivo da questo punto di vista è abbastanza equivalente per quanto riguarda l'organizzazione generale. Io, anche i rally si sono abbastanza, diciamo così, come potremmo dire, standardizzati. Sì, ecco, esatto, grazie. E però ci sono degli aspetti, diciamo, regolamentari che sono un pochettino diversi, quindi chiaramente bisogna fare un po' attenzione ad altre situazioni, però hai detto bene, è un po' una sfida. Dopo tanti anni a un buon livello, qualche campionato italiano vinto, qualche mille miglia vinto come direttore sportivo, beh, proviamo a vincere anche qualcosa in pista, insomma, perlomeno. Giusto, poi se no ci si annoia, bisogna cambiare ogni tanto. Bisogna cambiare. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.